Un'eccellenza accademica e scientifica, unanimemente riconosciuta, è un punto di forza fondamentale per lo sviluppo
impegno centrale infaticabile e costante. La ricorrenza che oggi onoriamo cari in un anno e in un contesto internazionale di accelerati mutamenti tecnologici e geopolitici, dagli effetti tuttora sconosciuti e che comunque incideranno sulle vite di tutti noi. Ci chiedono la massima attenzione, coraggio e soprattutto la determinazione per fare le scelte giuste e per non rimanere indietro e per non rimanere indietro mentre il mondo corre. Un anno di avvenimenti storici, non solo per l'Ateneo, che per essere competitivo dovrebbe ricorrere a un superamento di impegno, di insegna, di capacità, di merito e competenze, ma anche per la Calabria, per il futuro e il paese. Dobbiamo arrivare tutti nella stessa direzione, consapevoli, tuttavia, che se è essenziale riduire il combustimento delle infrastrutture materiali, molto di ciò che intendiamo realizzare dipende dall'aggiornamento e dall'investimento sulle infrastrutture immateriali e dal loro dinamismo operativo. Occorre, e questo per me è un punto molto importante, che ogni soggetto pubblico e privato faccia la propria parte per impedire la tendenza migratoria per i ragazzi del sud e spostarsi verso gli atenei del nord e a studi conclusi non tornare più in Calabria. Le competenze, è stato detto, sono la moneta globale dell'economia del XXI secolo. Perciò è importante che a queste correggere il capitale sociale che impoverisce il sistema Calabria si può comprendere, incoraggiando gli studenti calabresi e le loro famiglie a fare una scelta diversa dal passato. Le nostre università, e queste in particolare, hanno tutto ciò che occorre per soddisfare le aspettative degli studenti e delle loro famiglie. È una questione decisiva per aumentare la dote di capitale umano di cui il Sud ha bisogno, anche come diretto per migliorare il contesto culturale, sociale ed economico complessivo. Come sempre stato, durante questa parte del Consiglio regionale che presiede la Regione, sono disponibili ad ogni tipo di cooperazione per sostenere le eccellenze accademiche e garantire il diritto futuro. Possiamo avere punti di vista diversi e la diversità, se non scade nella stella poetica, è sempre una ricchezza. Ma i dati che pongono la Calabria in ruolo di classifica economica, sociale e soprattutto riferita alla qualità della vita, ci devono indurre ad agire. Grazie. Prendo la parola sul rappresentante del nostro studentesco che è amministrativo, Tommaso Mazzuolo. Que se presentó.
presentato per avere informazioni fino al sud dell'Africa. Ma nel tardo pomeriggio arrivò un signore a me sconosciuto e la coordinatrice del corso di laurea di infermiere. Perché intenti a parlare? Io mi avvicinai per salutare la coordinatrice e per raccontare entusiasti, diciamo, la stessa vaccinata. Non è subito, però, nei miei occhi, succede il paradosso e il tentativo di farmi capire qualcosa della persona che va a contenere. Ebbene, è del rettore che io non tenia neanche un doveroso saluto, ma che con l'umiltà e la gentilezza che lo caratterizzavano, mi diede una parte sulle spalle dicendomi grazie per quello che state facendo. Ecco chi era salutatore vero. La sua visione di interdisciplinarità del sapere lo spinse a rendere il campus operativo in brevissimo tempo. La sua politica per il servizio degli studenti, dal management di dati ai servizi informatici, fu uno dei primi atenei ad adottare il sistema di gestione informatica. È stato proprio l'entusiasmo, l'evoluzione, l'innovazione continua che mi hanno spinto a voler fare nella mia professione, voler fare e voler dare il mio contributo. Amare questo campus e sentirlo proprio è un'eredità ricevuta proprio dal suo fondatore, al quale sento di dover porgere oggi più ringraziamento ufficiale. Senza di lui non sarebbe mai esistito. Grazie a tutti. Yeah.
prima era vittima di Reggio Calabria, poi grazie allo sforzo politico, soprattutto della risposta del Salvatore Verità, siamo riusciti ad essere indipendenti grazie al fatto che ripresentivano tre corsi di laurea, c'era giurisprudenza, c'era medicina e chirurgia e creavano il corso di laurea in farmacia che mi hanno detto storicamente esisteva già. Sì, quindi siamo diventati indipendenti. Da quel momento credo che siamo esplosi, sia dal punto di vista didattico, ma anche dal punto di vista scientifico. Noi veniamo da alcune scuole, la scuola della Polinara, a cui io devo dire sempre grazie, qua è rappresentata dal professor Franco Salvatore come figura preminente, ma penso che Oscar Carolini deve dire la scuola Polinara, tanti altri della scuola della Polinara. A quelle che c'è la sua tradizione, c'è un ritratto di Papa. Io, come sapete, ho avuto la fortuna di fare sì il presidente del Polinara, e devo dire che in tutta Italia c'è sempre all'Italia e la madre scuola. E allora vorrei ci ha dato aiuto anche con il ministro Franco, sa, sono venuti sempre intorno a noi perché noi siamo una generazione almeno la mia prevalentemente a e questo scambio che c'è tra noi e quella dell'Europa è fondamentale. L'altra delle cose sicuramente contribuita è la delle medicina della parte giuridica, perché aveva delle relazioni di certa importanza, e anche della regolare. Poi sono arrivati problemi da tutta Italia e siamo riusciti, ormai siamo diciamo un medio terreno che ha una certa rilevanza, soprattutto per quanto riguarda non solo il campo didattico, ma anche il campo scientifico. Sui fondi del TNRF sono 5 università, l'università di pensione, 30 miliardi di euro, 31 miliardi di euro, beh, siamo riusciti a dedicarci a 9%, non vi dico il totale, ma 9% vogliono dire le risorse per questa terra. Dove vanno queste risorse? Infatti sono queste strutture che naturalmente stanno diventando strutture non più sufficienti perché i nostri studenti aumentano e qualche articolo di giornale dice l'unica dell'Europa che cresce con l'immatricolazione è l'unico dell'Europa che cresce con le magistrati. In effetti abbiamo fatto un percorso particolare in cui abbiamo garantito a molti degli studenti che fanno la triennale la possibilità di continuare qui, quindi non perdiamo tutti quei ragazzi che mirano verso atenei più ricchi dove possono trovare lavoro e quindi ci vediamo sì. E lo sforzo è fatto anche dalle scuole di specializzazione. Cerchiamo di dare in atto perché per me è facile qui e ti vengono i docenti. La sede è bella. Territorio bellissimo, si mangia bene, sarebbe una sorpresa di carino da essere la città, magari sarà niente da me, venire da gli studenti e gli da mangiare, perché come stata risultata durata sicuramente è un posto più importante. Ma quest'anno che faccio il sforzo, ho visitato tantissimi fondi per il dottorato di ricerca, sia di fare per quanto, oggi sono 13. E ci sono dottorati di ricerca, per esempio quella della comunità sportiva, quella della digitalizzazione, che non troverete se non in Atletico, Roma, Milano, Firenze, Bologna, quindi stiamo cercando di portare su questo territorio quello che altri altri diciamo pensavano che non si potesse fare. Credo che anche se tenuta non c'è più. Abbiamo interpretato uno dei suoi desideri, rendere questo territorio uno dei territori dove si può fare cultura e si può condividere la cultura, perché la cultura non è nostra, la cultura è di tutti, ma condividere la cultura con tutto il territorio di questa regione, perché anche con quelli di altre regioni. Se non che molti degli studenti dell'area più media vengono da altre regioni,
poterà certo mancare oggi la Camera di Commercio. E il Presidente Paolo, che è tornato a dichiarato un premio istituzionale di procrastinabile, ha voluto comunque assicurare la presenza dell'ente a questo evento speciale per un saluto doveroso a tutti i collettori, alle altre autorità e a tutti i partecipanti. La Camera di Commercio non potrebbe mancare oggi, intanto per ricordare il ruolo incisivo, determinante, che svolse l'ente camerale nel passato più lontano, per valorizzare l'esperienza della vita professionale e naturale e per dare poi il flusso e slancio all'istituzione di un presidio universitario. Erano gli anni della presidenza Elio Di Rionno, 1966-1972. Una presidenza che si caratterizzò particolarmente per un approccio fortemente innovativo di politica economica. Perché la Giunta di Rionno avviò in quegli anni una serie di iniziative per formare il divario economico e sociale tra la Calabria e il resto d'Italia, e lo fece puntando sul potenziamento dei sistemi scolastici e formativi e della formazione professionale. Ma la Camera di Commercio c'è qui anche per testimoniare la vicinanza costante. Lo ha fatto in tutti questi anni, una vicinanza concreta, tangibile, efficace, condividendo e promuovendo i percorsi normativi, ambiti scientifici, programmi specifici in cui il sistema universitario e l'alta formazione hanno incontrato spesso i fabbisogni professionali dell'impresa e laddove, quando il binomio cultura e economia è stato valorizzato come volano per la crescita del territorio. Oggi l'Università della Grecia è dentro la Camera di Commercio e la Camera di Commercio in un certo gran modo è parte del sistema universitario di Danza Grecia. Questo per un protocollo di testa, l'ultimo in ordine di tempo, ricorderà perfettamente, e che ha attivato un dialogo straordinario tra i sistemi bibliotecari delle due istituzioni, che ha consentito alla biblioteca storica della Camera di Commercio della sede della Zaresca di diventare la sede della biblioteca sociologica dell'UNICI e punto di accesso per gli studenti a tutte le parti dell'Atlantico. Un segno del cammino fatto insieme, speriamo si evolva sempre verso più grandi collaborazioni continue. Un plauso agli organizzatori di questo incontro di oggi, perché attraverso la narrazione della storia che ha portato alla nascita della nostra università, vogliono continuare a raccontare un percorso straordinario che non può che essere un esempio, quello della coesione, un esempio positivo, un esempio straordinario positivo di coesione tra le istituzioni, forse economiche e sociali, la società civile, il mondo accademico, e questa è la strada più giusta e non mi ricordo il modo di celebrare così questa importanza, la strada della coesione per raggiungere traguardi sempre più grandi di sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio. Grazie. Grazie.
rappresentante del governo siciliano. Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori per l'invito, poi mi saluti da tanti studenti del nostro dipartimento di giurisprudenza, economia e psicologia. E dire è un evento importantissimo, un evento che credo ovviamente risalta proprio la nostra storia, la nostra università, che non tutti gli studenti sicuramente conoscono, neanche io in primis, e quindi c'è tanta curiosità da apprendere questi 50 anni di storia. Storia che veramente ci dovrebbe caratterizzare, soprattutto per quello che si dice sempre del professore Verona, come diceva prima il collega Alessandro, a noi ci giunge sempre questa idea di questo magnifico professore che ha avuto questa idea di visione di questo campus, quindi un visionario. Il mio saluto e il mio augurio è che finalmente si possa delineare questa idea di campus, che si possa finalmente sviluppare un campus dignitoso, che sia residente, che possa mettere per la prima volta in quest'area delle basi solide, perché è vero che abbiamo un correttore, la possibilità sta crescendo, ma le risorse a livello di immobili, di servizi continuano a scarseggiare. Per quanto si cerca di relazionarsi con la città, per quello che si sta cercando di fare, sicuramente credo che non me ne vogliate, l'idea è quella del campus qui a Germania, quindi il mio augurio è che un domani ci possa essere un campus bello. Grazie. Grazie. Prendo la parola l'avvocato Vincenzo Rosso, presidente della Provincia di Verona. Grazie agli organizzatori per aver pensato a questa manifestazione di corpo rispetto alla nascita dell'università, ma io credo che più che chiamare corpo a questo mi si debba verificare quella che l'università è proiettata nel futuro, quella che è l'università e quanta umana. Una rappresentante di studenti parlava del campus universitario da realizzare in maniera più a misura di studenti. Mi trovo d'accordo perché l'università che incide sul territorio e che ha l'ambizione di trattenere il proprio talento qui in città, nella nostra regione, e che ha poi l'ambizione di andare fuori per far sì che vengano riconosciuti come veri, come capaci di incidere in ambito nazionale, deve guardare al futuro. Mi è piaciuto ciò che ha detto la comitante della Camera di Commercio, e perché la coesione tra le istituzioni e il tipo di chi come me rappresenta un ente pubblico non economico. Un ente pubblico non economico che è una piccola parte dello Stato, di quell'ossatura che costituisce lo Stato. E allora perché la cultura ha assoluta necessità di rapportarsi con il mondo accademico? Ha necessità di rapportarsi con il mondo accademico perché andando sempre più verso la specializzazione, ragionando sempre più in un diritto settoriale di magna generale che vi è il profluvio di norme e nella variazione continua della legislazione, andando verso una specializzazione, ogni avvocato avrà la capacità e la possibilità di andare verso determinati settori, di specializzarsi in alcune tematiche. E quindi l'idea di come funziona degli avvocati che si ha è quella di raggiungere un'unione sempre più fattiva, sempre più fattiva all'università per avere proprio degli avvocati che abbiano contezza specifica di quelle che sono le tematiche che gli vengono sottoposte, non più avvocati generalisti che si occupano di diritto penale, civile, amministrativo, tributario, contabile, ma avvocati che conoscono delle tematiche in maniera super specializzata, perché una città che ha l'ambizione di essere capo di rettore, che vuole essere sempre di più un capo di rettore, per riaffermare questo suo ruolo di guida, la Regione Calabria ha necessità di professionisti che siano capaci di individuare immediatamente le tematiche, di essere vettori di quelle che sono le istanze
della società, della politica, e che siano vettori della parte economica e industriale di questa città e di questo territorio. Per cui specializzarsi, aggiungere, ad arrivare in sinergia con l'università, ad avere dei professionisti che siano competenti in maniera sua. Quindi io vi ringrazio per questa commemorazione, ma una commemorazione che deve guardare, a mio parere, verso il futuro. Grazie, buon lavoro. Prendo la parola il Presidente del Gruppo delle Medici, che ha avanzato l'autore di questo ciò. Buongiorno a tutti, e a me è un piacere di avere un saluto a tutti i medici, la collaborazione secondaria con l'Università, ricordare che l'università è cresciuta a quello che è un buon filosofo, capito, 50 anni, non è più il tuo, è un festa, è un giornalista, è un amico di casa, a tavola della presidenza, c'è voluto tanto costruire una grande università, non c'è voluto tanto, e i protagonisti non volevano fare velocemente. Oggi io ci troviamo a parlare di una facoltà che deve avere la collaborazione degli avvocati, ma guardando al futuro cerchiamo di mettere insieme tutte le componenti necessarie, non si sente adesso integrarsi tutti insieme, cioè di aiutare la squadra, e questo è il messaggio che arriva da questo professore. Noi cerchiamo, ci siamo sempre stati, io vorrei parlare un pochino di migliorare la qualità della nostra professione, dei medici siamo interessati a questo, alla formazione di medici che ci occupiamo di questo, ma questo avviene se tutti insieme stiamo dalla stessa parte, stiamo dalla stessa parte, per portare avanti i problemi di questa università. L'università, consentitemi una piccola cosa, una piccola, diciamo, osservazione, non si può costruire la doccia come una facoltà di medicina da conoscere senza che in un altro luogo si crea la facoltà, ma bisogna stare attenti, e il problema del dottor Sacchi, io il presidente di Lodi, che è andato a Cosenza per costruire il percorso di un metodo del futuro moderno che facesse parte sia che si occupasse non solo di medicina, ma anche di ingegneria e intelligenza artificiale. Quella è un'altra cosa, ma noi dobbiamo cercare invece di portare la voce dove abbiamo questa esperienza, e quindi dobbiamo costruire tutti insieme, insieme alla ragione ormai, i prezzi che non danno niente. Abbiamo un'azienda europea che in questo momento siamo confermati su alcune cose, dobbiamo andare avanti, dobbiamo stare tutti insieme per proseguire con quel percorso che ci darà vincere, se parliamo di vicino alla facoltà di medicina, un'azienda europea, facoltà di medicina ospedaliera, pubblica in Italia. Quindi attenzione, non commettiamo l'errore, non fermiamoci, andiamo avanti, ma andiamo avanti spediti per portare avanti un parte di Italia, l'università, un processo di innovazione che ci darà vincere. Io vi ringrazio per questo invito, vi ringrazio per la partecipazione importante che ho dato da quello che ci sono tutte le istituzioni, ma le istituzioni devono proseguire su questo cammino se vogliamo costruire una grande facoltà di medicina che tanto può essere avanzata. Per la composta dignità che ha
strano. In un momento in cui il risorto c'è, il futuro sembra ridicolo. Non sappiamo quanto queste decisioni abbiano fatto male alla nostra presenza. Grazie. Grazie a noi tutti per quelli che siamo qui e per quelli che siamo in questo momento. Non so se un altro ha messo in questo caso una cosa che non accennava per la verità, dottore Cipolletti. 1972, due di sapere, e il 50° anniversario per un nuovo consenso. Ministro della Comunicazione, della Comunicazione, della Comunicazione, della Comunicazione, della Comunicazione,
non molto conosciuto per la religione, il calabria, scusate, c'è qualcuno, c'è solo partito, non c'è neanche il Cina, perché il cosettismo è un disastro che ha detto sempre. Proiettiamo qui, c'è migliaia di migliaia di cartoline postali, indirizzate al ministro, con gli altri università, firmato i giovani della Calabria. Beh, come dovuto la società, abbiamo avuto la prima università, nel Veneto c'è stato dove il partito, il 14. Erano gli anni del secolo breve, del secolo quello che non lo so pronunciare, ma sento di uno storico, Erich Goldman, eccetera, eccetera, che era il secolo breve. Iniziava, fissò quelle date, alla fine della prima guerra mondiale, e arrivava il crollo dell'Unione Sovietica. Quelli furono anni straordinari, furono anni di tutto. Furono anni in cui cambiò il mondo. Furono anni in cui i contadini abbandonarono la terra e cominciò l'urbanismo, le grandi città. Tutti si attrezzarono al futuro, eccetera, e tra l'altro crearono anche i sistemi per poter far fronte all'urbanesima, l'industrializzazione e la creazione di una scuola, non universitaria. E fu creata anche l'università. Ricordo la gazzetta ufficiale 23 agosto 1982, istituzione di nuova università a Reggio Calabria. Si apre la legge, c'è poi cita la legge, sa, sono costituite le strade delle università e giurisprudenza, il consiglio delle strade è giurisprudenza catalizzata. Venne il 1900 e il 1900 fu tutta un'altra cosa. Ci inserimmo un governo con molto noce e un'attività. E così si fece la seconda università. Il primo la Magna Grecia, il campo sul il primo lavoro avvenuto. E ci furono grandissimi lettori che si sono alternati tra questi primo Santrini e poi ai giorni l'ultimo si perciò la dialogazione dell'università. E così in un giorno come questo del popolo, nel 1989, ci fu quindi la professione di questo, perché un professore personale, come in modo che
l'università e il primo foco. Non mi riesco a vedere che è un momento di divertimento. Io ero un amico del senatore del Senato, Nicola Mancini. Ero seduto nell'emiciclo del Senato e mi mandò un commesso con un bigliettino. L'ora di, mi chiamava così, si va a casa. Se tutto con persone possibile per il risultato.
contribuenti alle sole, la legge del futuro, la nazione che ha città, sono tutti organizzati per dire sviluppo, crescita sociale, così come avviene adesso l'università, la lotta che rinascia il piccolo gruppo del Mazzarese, c'è stata una vasta nascita di un grande produttiva. Io ho diventato una delle più importanti università italiane e che ha la possibilità di tanti giovani di formarsi e questo è tutto studio professionale senza essere costretti a lavorare la lavorare, se non per confrontarsi a trovare le parole e recuperare le conoscenze. All'inizio di questo lavoro non sono i due giovani, i due amici degli anni 70, che oggi possa essere la testimonianza, lo stimolo dei nostri giovani, un po' attraverso il senso di chi si diventa, di chi la presenza, che è il professore. Buon lavoro e grazie di loro. Con l'aiuto della Camera di Commercio di Catanzaro, presentata da Enrico, dall'Associazione Sovereign
l'idea nata nella sala di Palazzo Pazzi, nel sede della 5 Unione, si concretizzò attraverso l'introduzione delle quattro forze universitarie, in convenzione con l'università di Napoli e di Messina. In corso a più parte, nell'anno 73, con giurisprudenza, scienze politiche, pedagogia e medici. Il 27 gennaio 1973 si inaugurò il primo anno delle prego. Francesco Paolo Casale, che dopo fu diretto in
presidente del giornale, Giovanni Giordano Marx, Gaetano Francesco Salvatore, Filiberto Cimino, Giancarlo Mieter, Pietro De Francisci, Italo Roberto, Bruno Gerini, Francesco De Corretto, tanti, tanti altri. Erano poco a tenere la repressione. Voglio ricordare un momento. Molti non conoscono come è nato il rapporto con la seconda facoltà di medicina di Napoli. Fu il catanzarese professor Giuseppe Crippetto che fece la tramite tra il professor Mario Condorelli e il presidente della a Napoli, si recavano presidente il dottor Alberto Lamelli, allora direttore del Salvino, e al nostro dottorato, la società, si interessa, si instaurò il rapporto per accettare le basi per attivare successivamente la migliore docenza e la migliore attività. Gli incontri successivi che i professori Gaetano Salvatore, Benedetto Tesaro e Pietro De Francisci, che costituirono il comitato tecnico scientifico, e gli incarichi da dare ai docenti della facoltà, quello lo strumento iniziale per portare avanti l'idea della nascita dei corsi. Gli studenti venivano iscritti nelle rispettive facoltà statali, in particolare gli studenti di medicina che frequentavano le corsie dell'ospedale civile, grazie ad una connessione tra i corsi. Pochi atenei negli anni avevano stabilito un connubio tra università e ospedale. Noi mettendo gli studenti fin dal primo anno delle corsie e nei laboratori dell'ospedale pugliese con un rapporto diretto con i sanitari. Così facendo, attraverso il meccanismo delle pratiche da integrare ai sanitari fin dal compito di quella di guida degli studenti nel periodo del tirocinio che durava 6 anni che consentiva di laurearsi medici formati nella terapia e nella vita. Durante gli anni i rapporti si intensificavano con tante istituzioni, la presenza era tutto soldato che era di convocare l'università nella parte alta della città, coinvolgendo la sanità, la Santa Sede, affinché vendessero il complesso del seminario di oggi. E ci fu un incontro con la compagnia aerea e loro diedero l'assenso all'acquisto del seminario che era stato valutato da 8 miliardi. Ah, poi la politica ambientale non diede cosa importante nel 94 la cifra dove esisteva e esiste tuttora l'ex operato psichiatra il consorzio di concerto con il Fondes volevano collocare un laboratorio di ingegneria del mondo per lo studio e la progettazione dei sistemi uomo-vecchio. I partner dovevano essere aiutati da Busta, Coronel, Prego, Fiat, Fomens, Insulto, Inferno, Metodo Primario. Purtroppo la classe politica della gente non intese portare. Quando fu rilevato l'ospedaletto di Mitarri, il presidente di Basso, insieme al senatore Alberto, primario di patologia e il professor Vincenzo Marchi, della rappresentanza della facoltà di medicina dell'Università di Napoli, presentava un progetto di ricerca sul terrorismo essendo questa patologia largamente diffusa, ma poi assessore regionale del Mani Arcigheri. Nego quanto lo sapete del progetto. Dovete sapere che nel 1976, fino al 1976, c'erano le corsi universitari, però furono soppresse, e in questo momento in particolare sono ora, non ho mai detto niente, questo era antico, e furono soppresse giurisprudenza, scienze politiche per la vita, perché i fondi non c'erano. Allora Ernesto Conci, che era amico di infanzia, era a Governo, fece arrivare i fondi dell'Unesco del Toto Calcio un po' scorso. Così noi tutti dobbiamo andare avanti fino a 1970. Correva l'anno 77-78, che ha pensato a tenere le lezioni di Giorgio Monti.
Perché dico questo? Perché dico questo? Sono parlando della mia professione. Ed essendo che faceva ricerca, lui non andò in America a studiare e a specializzarsi in morfologia. E quindi si assentò a fare le lezioni avanzate. Perché era di sinistra. Era una posizione di sforzo estrema sinistra. E allora, proprio di carattere politico istituzionale. E allora, nel 79 nacque il consorzio per la promozione della cultura di rischio universitario, una istituzione pubblica formata da provincia e amministrazione provinciale. Cominciavano a dare fondi, no? Un miliardo di milioni, c'era una cifra abbastanza costante, e così si riaprivano nuovamente i rapporti con l'università di Messina, di Giurisprudenza. Nell'80 le due strutture, diciamo, le due corsi gestiti diventarono una struttura ausiliare decentrata delle rispettive facoltà. Nell'82, quando nacque, fu istituita l'Università degli Studi di Scolastica, nel dispositivo della legge il personale del docente poteva transitare a domanda presso la struttura ausiliare decentrata da Napoli a Catanzaro, Roma, Messina. Chiaramente Salvatore Ramuta non faceva parte della struttura ausiliare centrale, non poteva fare, che era in America, un ascolto per un'attività didattica che la legge prevedeva dal 79 all'80. Mi chiamò il professor Franco Salvatore. All'epoca, adesso per lavorare a telefono, mi disse: Piero, dobbiamo salvare il Salvatore, vedi tu come deve fare. Io ho detto questo, non si può rinunciare. Una lezione, tu devi fare la legge, e vedi tu cosa deve fare. Chiaramente non sono stato la legge. Chi doveva fare una vita di sconcio e svolgere l'attività didattica? L'attività didattica è riconosciuta per gli esami. Quindi organizzare una cosa che mai è fatto studente, organizzare una prima di biologia come provato e fece nominare Salvatore Ramuta. Lo inserì in elenco per poter venire a Catanzaro. Quindi l'elenco fu mandato a Roma e dalla A alla Z a T c'erano tutti la gente, c'era la parte anche Salvatore Ramuta, così salvò.
una persona dei primi 4 anni con suo figlio esterno, disse il storico, non parlo. Formo l'auspicio che questa sala, funzionando da centro della vita culturale catanzaresca, possa essere un giro di ascesa morale e civile della città, onda essa possa ricordare le tasche della sua antica città e la vita di terra fecondo di scuola di medicina, di matematica, di filosofia, genetrice di genere che hanno impresso onde di rete nel cammino della scienza. Secondo passaggio, è in occasione di un incontro di studi, in onore del Salvatore Blasco e il professore Alessandro Lutrovino, allora presidente della facoltà di giurisprudenza, è da dire che sono venuti. Che nessuna comunità possa sperare di trovare nei singoli la propria capacità di espressione, nessuna comunità può proprio vivere senza l'impulso dei singoli che sanno interpretare le aspirazioni e creare. Né la Calabria né Catanzaro sono solo, ma senza la capacità progettuale, la tenacia, il trauma e la realizzazione di Salvatore Blasco, né la Calabria né Catanzaro sarebbero stati quelli che domani saranno. Grazie. Scienze politiche e pedagogia
anni di studio, prima di passare nella Regione di Catanzaro, cioè Ciro Cernato, avevamo un'esperienza politica differente, cioè la Chiesa, avevamo un punto di un movimento che si trattava si chiamava Centro di Polo, anche il Ciccio Petrolio, il Ciccio Petrolio, per la Trevizia, per la Corte di Sperienza perché mi ha detto la prima assemblea, e lì si è il primo come movimento. Chiedendo due punti che sono rappresentati all'ordine dell'Europa. E da quel momento partirono una serie di iniziative, quindi studenti organizzarono un movimento con gli studenti delle scuole medie, aprirono delle trattative con i partiti che allora erano presenti all'interno del Consiglio Comunale, partiti cosiddetti della Costituzionale, e i quali all'inizio erano dei forti tentativamente. Per la battaglia della sentenza
spesa, insomma, ogni tanto per salutare qualcuno. Quella sera, dopo tanti anni, incontrai il giudice, che è stato del Pasqua. Lui era il mio amico diverso, cioè, adesso sono parlato, credo anche io, cioè, ero un po' comunista. Avevo parlato di ferri, mosciati, e lui, quando mi presentarono, erano passati molti anni, a un certo punto disse, dottore Fosco, con suo padre, che pensavo di fossi io, abbiamo fatto tante battaglie, cioè, pensavo che fossi mio padre, abbiamo fatto tante battaglie, cioè in sostanza mi avevano scambiato per il figlio di quel medico. E questa è una storia che di laboratorio, di scienze di laboratorio
è il corso del ciclo di cultura e ciclenze notte. Così passare da una settimana, però nella mia stanza e disse due fanno più sorpensato. Lei ha parzialmente ragione, però io ricordo che voglio lavorare in corso. Ho detto, ma tu il grandello qua, no, qua, non sai quello che noi facciamo, da quello che tu fai. Mi disse sì, non è grande. Sto lavorando, facendo dei primi lavori con un signore di Franco, che lo conosce nel suo intervento, lo pace, e poi, appena avviato, c'era stato il professore del Renzi, che era andato in America, in un campus molto buono, quindi ho aperto in California, e allora io avevo due temi molto bravi, sia il mentale, sia il professore del campo del paese, che è diventato un grande scienziato, un migliore scienziato italiano, e tutti e due andarono a Berkeley, uno in un dipartimento di biochimica del paese, e uno in un dipartimento di biologia molecolare, che è livello venuta e cominciò a lavorare effettivamente in oncologia, però con l'esperienza che si era fatta da in alcuni anni di lavoro al campo. Bene, poi venne il fatto, c'è stata raccontata questa bellissima iniziativa tutta la genaccia, hanno detto già presentato la mia parola sarei di Superma, e quelli che hanno creato questa linea di consorzio proposto dall'Università di Trapezzano, e io fui intervenuto che insegnavo i primi anni chimica e chimica biologica, e quindi sono stato dai primi forse a iniziare questi corsi a studenti della seconda facoltà di medicina e chirurgia di Napoli, che però erano residenti in quest'area calabrese, e che quindi era per loro un sacrificio notevole, di lavorare, ma per pagare soldi eccetera, e si fece una convenzione con l'Università di Napoli, che è stato poi l'inizio dei corsi a Catanzaro, poi erano residenti regolarmente. Bene, tutto questo mi porta anche a ricordare un altro collega, un piano il mio affettuoso collega, anche lui iniziato a lavorare con me, il professore Gilberto Cicco. Egli era un studioso di biochimica che è diventato per un nome, che è stato presentato negli Stati Uniti, e veniva qua con grande entusiasmo, insieme a me per diversi anni, non più di un anno fa. Il 25 novembre a Napoli faremo memoria del collega che eventualmente si trovassero da quelle parti e ricordano la persona, sarebbero molto benvenuti e graditi gli ospiti di questo memoria della Romagna della facoltà di medicina e chirurgia della Federico II. Bene, allora appena venì qua capì che c'era un grande uomo, lo devo dire anche che è stato presente più volte, che aveva preso il presidente del tribunale, che aveva aperto il dottore Blasco, che aveva preso questa iniziativa insieme con gli altri colleghi, che è stato già ricordato, di portare avanti la possibilità di fare una facoltà di medicina, una facoltà di giurisprudenza a Catanzaro. La facoltà di giurisprudenza fa anche opera il famoso professore Alfonso De Sarro, che parlava di questa struttura, di questa iniziativa, cioè della natura crescente. Mi ricordo che noi scherzavamo su questa edizione che gli chiamava moltissimo ripetere dei suoi discorsi. E così ci fu la convenzione con la nostra università, dico molte cose un po' in maniera ripetitiva, e per posso avere per una diapositiva ancora un po' più avanti, perché credo che questa sia mia, se no la posso funzionare, non c'è la faccia, c'è una realtà. Ok, volevo far vedere una fotografia di Blasco insieme con il professore Guagliarino, che allora era presidente del CNR, e io fui intermediario, ma non riuscì nella mia iniziativa, di fare un centro di ricerca accanto a ma poi secondo i momenti e anche quelli di competitività interna, di competitività per essere
termina in Calabria, portano a difficoltà di solito tra l'universale di questo centro del CNR e qui a casa. Ma insomma, in ciò una grande amicizia e collaborazione anche con il CNR, e già di un centro di Calabria, in particolare per il vicino senso. Ora, questi corsi furono una cosa molto bella per tutti i docenti di Napoli. Noi eravamo abituati a classi di 400-500 studenti, se noi andavamo dall'anno non restavano finiti, lo ricordo benissimo, e facevamo poca fatica per fare lezioni a un gruppo di studenti che stavano molto silenziosi, preparati, a casa di noi, amavano ascoltare, sentire, mentre a casa strada noi eravamo 25-35. Veramente una gioia infinita era per venire qui a parlare con gli studenti della vicina comunamente con loro, e dico la verità, erano tutti giovani, veramente non lo faccio, non faccio perché è gioia, perché sarebbe sciocco, ma veramente giovani vogliosi di apprendere, vogliosi di iniziare a vivere, vogliosi di studiare e grati per questo fatto che erano rimasti a fare lezioni. Ma noi eravamo forse più. E allora ecco perché questa sinergia è stata dimostrata da varie persone, questa sintonia di idee e finalità ha funzionato bene, perché c'è veramente c'era un mondo tra studenti, docenti e soprattutto il personaggio del primo politico della Calabria che portava avanti il vento per la regionali e nazionali questa solidificazione. Bene, andrò velocemente avanti e volevo anche ricordarvi che in questi primi anni ci fu veramente una cosa molto bella, perché tutte le materie di base della medicina, inclusi due o tre nel campo proprio biochimico, la chimica, la biochimica applicata, eccetera, che noi svolgemmo in fino a passionare anche altre proteine, la patologia generale, eccetera, fu un fervore interesse per gli studi sperimentali preclinici che portò tutti questi giovani, spero, credo, molto varie testimonianze, ad un valore conoscitivo veramente abbassato, se non molto elevato. Quindi grazie a tutti che hanno seguito questa, che io ho incontrato di tanto in tanto qualche volta, perché qualche volta si 10 anni non sono potuto venire, se non mi sono già venuto. Bene, poi è venuta tutta i contributi nostri di quasi, se posso dire, ragazzi che andavano a fare una gita fuori corso. Non è una minuzia del nostro interesse, ma è invece una saggia confederazione, perché noi facciamo 3-4 dimensioni di energia particolare, poi qualche prima una volta, le volte a mezzo giorno, sabato, e la sera noi sono riusciti ad andare al cinema, a andare a fare delle cose che abitavamo. Ed erano dei discorsi molto interessanti, perché parlavamo di cose che riguardavano la nostra facoltà napoletana, di cose che riguardavano la società civile, la politica, e facevamo un piccolo clip che quindi andiamo chiamavano sostanzialmente Catanzaro Social Club, e quindi eravamo 5-6 che ci davano in altri giorni della settimana, e ricordo alcune cose, grazie a lei che era il professore Lavetto, che era lei vicino nel mondo di Valorine, e ricordo anche che battute in loro statuti molto intelligenti del professore Antonino, che anche lui si sentiva enormemente su questo suo modo di essere, di fare e di insegnarci anche questo. E poi devo dire infine qualche piacevole pranzo a casa degli amici di Catanzaro, tra cui per esempio quello a casa di Catania, che ci piace sempre la nostra sociale di quello che vede uccino, e anche per esempio il nostro amico di tecnologia generale era Reggio, che stava seduto vicino a me, e io mi piace
disse bene, invece lui viveva, e lui era tecnico di questo medico, ma solo attraverso questo fenomeno di insulto che la prende della cosa. E quindi un divertimento particolare per questo e altri bisogni analogici, analoghi che si erano nei casi. Poi la storia finisce sugli anni del 2000 e che cominciano ad esserci i riconoscimenti ministeriali, governativi dell'università statale di Catanzaro, quindi la nostra opera di iniziatori e di promozione di questa parte. Quindi grazie a Catanzaro, grazie a tutti gli illustri persone che hanno portato avanti in questi. E voglio dire una cosa che avevo anche preso a tutti, ma non ricordo la nostra, in questa grande unione che ci tra soprattutto i colleghi clinici, tra i colleghi, ma anche tra di noi, che in un altro ospedaliere non ci fu competizione, ma c'è una grande sinergia, che grande sintomi anche la mamma. E quindi questo è stato un altro punto molto piacevole di interazione, e invece trovarci a Napoli, tra le clinici ospedali, un po' sempre un po' in lotta, anche se è nascosta, noi ci troviamo un luogo che invece si era creato anche un altro piacevole appunto a favore di questa sinergia, di questo sviluppo, di questa facoltà, probabilmente con nuove cose e con nuovi programmi, nuove eccellenze, a cui anche io mi ricordo in particolare saluto, saluto, saluto di aver fatto tutto quanto era possibile per creare una vera e propria parola. Ma anche all'attuale genitore di un solo che quando vuole che non lo capisco indipendentemente dalle carte che non ricopre. Io ho fatto un centro di ricerca al NAMPE che ha promosso che si chiama Centro, che a volte ha cambiato il nome da un almeno almeno, che si chiama, scusate questa cosa personale, si chiama il pubblico è il meglio dell'altro, che i secondi al servizio oggi sono l'Università di Napoli, Federico II, e l'azienda universitaria ospedaliera della Federico II stessa. E quindi 60-40% questi due secondi si sono adesso e loro hanno voluto, senza che lo sapessimo precedentemente, cambiare il nome del CINGE. Il CINGE oggi si chiama CINGE delle tecnologie avanzate, Franco Salvatore. Questo per me è stato e mi riferisco in particolare alla nascita del consorzio di
studenti dell'università di Cadenza hanno degli studenti. Non posso fare quindi a meno di ricordare della natura di un'altra sostenibile di iniziativa di produzione culturale e sociale della nostra conferenza. Commissione di 5 anni è l'importanza della creazione di un centro di studi universitari della nostra società e dell'intera regione. E di riuscire a coinvolgere in questo progetto non solo le autorità istituzionali tra scelte per i negoziati come tutta la segnale società, ma anche l'intera cittadinanza, pubblica, secondo me, un'attiva morale e stata essere formata da giustizia. Non vorrei anche ricordare, sottolineare, a prendere l'attività di formazione culturale del presidente Pasco in generale settore, quando la sala di sede di importanti problemi scientifici di rilevanza nazionale e internazionale, di casa di votare il convegno di diritto romano, il grande successo della serata, degli grandi segnali di giustizia della professione Motorello, e durante questa manifestazione si è esaurita la volta, purtroppo, dopo ogni anno. Il presidente Grasso fu annunciato con l'ambiente di questa terza estate.
che non sono orgoglioso e scelta di portarli a grande stima dei confronti di tanti docenti in coscienza e ancora in attività. Sì, diciamo che riconoscere senz'altro la diversità di merito della comunità di una persona che tanti giorni non ha preso, ma non ha potuto conseguire la parte della possibilità di spostarsi dalla propria esistenza e quindi inserirsi nel mondo della lavoro. Ma alcuni giorni lavorati in questa azienda e successivamente in grande messa che si sono fatti con la terra di questo è un po' vorrei citare, ad esempio, il dottor Furo Scoloni, lavorato in medicina e da trago, che è specializzato in medicina, ricordato sicuramente anche il mio personaggio, oggi ancora oggi, ed è una comunità mondiale della biologia dell'esame. Ma ho avuto il piacere la sensazione di ascoltare come si fa la lezione magistrale di Salvatore Pedro. Mi auguro che l'università abbia messo in grado di sempre più nel tessuto sociale di Catalla Tedesca, come era negli auspici di Fiorentino. E ovviamente spero che il suo potenziamento sia riguardo alla sua attività scientifica e di ricerca, sia quella di Italia, in modo da combattere la migrazione dei nostri giovani. Le più recenti decisioni politiche che hanno portato alla nascita del Comando della Comunità di Medicina del Senso, che è un concetto dei tagli di dispersione delle risorse. Io anche da cittadino della Danza Pesca, auto della Zona Universitaria, di recente istituzione, sia un forza di realmente qualificato, cerco di riferimento per tutta la regione, anche se ripeto sia il mercato economico sia molto pericoloso, però ho questa speranza. Vi ringrazio per l'ascolto. Grazie a tutti.
ci ricordo perfettamente Giacinto, che ci ricordava la famiglia, ci ricordava la famiglia, ci ricordava la famiglia, ci ricordava la famiglia, e praticamente facevamo, cioè avevamo pochi anni, pochissimi anni di lavoro, e facevamo pressione da solo, di quello che mi diceva, quanto dovrebbe pressione, perché ogni cosa dovrebbe pressione, senza pensare di Francesco, veniva con lui, che mi ricordo, che non mi ricordava, non mi ricordava, che non mi ricordava, che non mi ricordava, che non e io anche con tutta l'importanza che era una giunta studiavamo ci preparavamo la pensione e forse abbiamo fatto ci siamo fatti da solo scuola e poi il gioco dedicato credo che mi chiede che si può fare un thank you.
Thank you.
questi racconti, questa metodo che hanno subito un mano, da cucina, familiare, e questo è spiegato la solidarietà. Che cos'è l'università se non un sovranismo? Un rapporto umano, un rapporto culturale. E oggi questo fatto umano e culturale che si manifesta nella sua importanza di seguito, quello che permette alla persona culturale che ha detto un rapporto negativo su quello umano, sul piano della civiltà, un atteggiamento della civiltà, quello che sta apprendendo anche nel mondo, quello che ci sta ovviamente proprio in alto anche dell'attualità, certamente in dei momenti drammatici. E io ritengo che ci dovrebbe essere questa dimensione di questa forza. Questo è quello che vado con la il professore sono stato detto meglio, io dicevo anche quello che avveniva che la dislocazione avanzata per questa università, io mi ricordo le vicende della ricordo le vicende del 1960, non ricordo che il passeggio sul corso di realizzato, ma non pensate, non è la loro parte di mese, dopo che facciamo la versione del 60, poi non fai i conti, non è un po' e lui promise una cosa che pare di quanto riguarda la facoltà di Agrara, il ministro del Cianbucchi, promise alcune iniziative. Poi ci fu il 1966 a Cortone, Gigi Lui, ministro della pubblica istruzione, un anno a Cortone, aveva fatto un momento generale presidenziale che conosce Cartolini, ministro dei colleghi che guidava l'università, e diceva le cose perché la grande è divisa. L'università che era questo momento unificante si divise allora, si stabilì, era più chiaro, non è che c'è il cosiddetto di garanzia. C'è la divisione, allora ci pensavo con il nome che è responsabile del Partito Socialista per quanto riguarda la pubblica istruzione. E lui è dovuto andare da lui per chiedere, mi ricordo che gli arrivava anche con la società di gente, per dell'anno santo, e poi questo risultato perché è avanzata verso la sua università, perché la parte è la sua università. Si fosse andato di scelte, e quelle cose rimangono, insomma, rimangono dei grandi professionisti, di gente impegnata. Io fece qualche volta che avevo convenuta, per quanto riguarda la mia comunità e la mia. Poi diventiamo molto amici e quindi probabilmente in due riferimenti in vero e proprio, in un altro uomo è dato moltissimo a questa casa per la sua. Ecco amici, ci sono i giorni di Milano e oggi che cosa rimane? Rimane la grande storia, da solo si può confrontare, si può leggere su lì e poi le correre. Il principio che sto dicendo è di una grande pensamento. E la pronunciamo diversamente con uno spirito con una lingua e con la messa sopra ci possa prendere e ci dica che quando ci si mette e c'è una solidarietà, c'è intelligenza, c'è creatività, la calata per la porta. Quando non c'è tutto questo si rimane divisi e c'è divisione e c'è divisione della facoltà come c'è promessa dell'eccellenza delle istituzioni armoniche all'integrazione e non delle divisioni o delle variazioni che certamente non vedono ovviamente avanzamenti civili e culturali. E l'ultima domanda, l'università non può essere riconosciuta come un'istituzione a se stesso. La sanità non può essere parcializzata attraverso divisioni e soprattutto smontamenti la struttura dell'università. Ci deve essere la sinergia, quella che rimane la sinergia. La sinergia non della struttura dell'università, non è quella soltanto dalla sanità, ma dalla sinergia del territorio. Ecco, noi abbiamo avuto l'università, qualcuno si domanda che cosa c'è da fare. Molti professionisti certamente, ma sul piano della crescita cosa c'è da fare? Sul piano della capacità, sul piano della creatività, e sul piano dei cambiamenti anche in quello che posso cercare l'università, forse molto, ma molto poco rispetto alla grande prospettiva della speranza. Allora questa iniziativa, questa mattina,
E se fosse possibile, l'ultima domanda che ho per il gruppo, anche non fermarmi, lo dico a Piero e agli altri, che non ho fermato da questa conferenza, a questo momento che c'è un po', dove ognuno è venuto, ha fatto i soldi, se n'è andato, è rimasto e quant'altro. Ora le cose che succedono, ovviamente, ognuno di noi che fa questo mestiere, quelle di Dio, la propria fondata, pensa che ovviamente ha fatto il profumo, certamente, ma non. Ecco, pensate di fare un incontro. Un incontro con i soggetti, anche quelli che sono più bravi. Ecco, dove ci sia veramente la possibilità di creare dei desideri di cibo. E non perché le manifestazioni servono. Poi c'è una manifestazione che si chiude nel proprio ambito. Non ci vuole le sinergie, gli occhi. Come si collegano, come si raccolgono, le istituzioni, come si collegano e come si raccolgono. Facciamo delle conferenze. Io per quanto mi riguarda sono a disposizione, delle conferenze operative, in modo che ci sia questo incontro. Ecco, facciamo fra qualche mese, nel prossimo anno, all'inizio del prossimo anno, come risultato di questi incontri, perché se noi ci lasciamo soltanto con la celebrazione, è molto per la conferenza, ma molto poco si fa così. Grazie Mario, sono stato molto importante che chiaramente noi porteremo avanti e non la visione che ci riferiremo sotto questo aspetto. Ormai stiamo dedicando la nostra età pensionata, se si può dire così, al mantenimento delle cose, no? Thank you.